40 HP, lunga. Ma voi non mi sentite? Sì, ti No. sentiamo. Sala Cabula. Oh, mi sentite? Sì. Ancora una mandata, ragazzi. Bentornati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo su CSGO e stiamo partecipando a una diretta insieme su Discord. Buonasera, buonasera, signori. Lasciate 15.000 likes, mi Oh, raccomando. adesso. Ma chi è questo? Sono Ciccio Gamer 89. Buonasera. Ciccio Gamer, fammi un po' di pubblicità. Sto streamando il mio nome Vivi Sector Twitch. Allora, iscrivetevi tutti a Vivi Frocios Twitch. Come hai detto, ti chiami? Vivi Gay? Cosa? Ma sto cicciabomba di merda, dico io, non lo so. Ehi, come osi? Come ti permetti? Guarda, guarda, non mi fare, guarda, non mi far prendere il telefono, che io ho la telefonata pronta. Ti denuncio, ti Ok? denuncio. Io ti denuncio. Ti porto in tribunale, capito? E Bella sempre raga, telefonati tutto bene. uno in bagno a sinistra, voglio. Chi è entrato? No, Chi è Gito, bro, entrato? sono J-Ax. Uè, J-Ax! Madonna, i grandi VIP stasera abbiamo nella mia live. Ma io non ho capito in quale server sono entrato, però, a giocare. Ma io mi è arrivato l'invito da parte tua e sono entrato, non so. Hai fatto benissimo a entrare. Io ti Senti, saluto. io Dimmi, ho anche dimmi, dimmi. invitato, non so se ti fa piacere, però io ho anche invitato Richard Benson. Ma Adesso dovrebbe sì, ma arrivare. fallo Un entrare subito. pollo! Banca, banca, banca. Quando riesco a sentire niente, però. Siamo qua, capito? Sono Richard Benson e... Buonasera, Richard. No, Ciao, Richard. ma che cazzo stai a Ho fare mutato, ho qua? mutato. Anche Stiamo tu per... su CSGO stasera, Richard. Ma sì, ogni tanto Mutato. se vuole, capito? Ogni tanto. La serata sempre a fare concerti è un po' noioso, capito? Ragazzi, C'hai mega ragione. ospiti stasera Vivi Sector Twitch. Abbiamo Richard Ma vi rendete Benson, conto? J-Ax e Ciccio Bomba Merda Bella 89. raga, è E chi ha arrivato chiamato lo Ciccio zio. Bomba? Adesso che cazzo? Ragazzi, Ma come te permetti? Ma fammi capire. Ciccio, qua cominciamo malissimo. No, guarda, veramente, guarda, J-Ax, te mi presti i tuoi avvocati? Io ti posso mandare gli avvocati di Newtopia. Gli Tanto facciamo un mucio de culo così. sai che I quattro con zozzi Fedez li infami. abbiamo sotterrati. Ciccio, Tutti quelli che Ciccio. ci hanno detto una rima stupida li abbiamo tutti Ciccio, per denunciati. quanto il bucio del culo puoi farlo, non arriverà mai a quello tuo. È troppo grosso per arrivare. Oh, che Guarda, tocco come io tu, non lo mi ero stesso. fidato di loro. Mi stai dicendo un mare di cazzate, Diglielo, Richard, diglielo. eh? Pagano a pagare per potermi, ah? Sto morendo. Ma, cioè, Richard, scusa, Richard, ma tu, Cazzo c'è scusa, da ridere? Richard, tu conosci Fai la ridere, gente Ciccio, fai ridere. poliziotti, Io lo carabinieri. so perché sono simpatico. Io C'è la faccia da Ciccio, grassone allora, simpatico. se voi non vi calmate, mi incazzo da guerra, succede il finimondo. No, Ma Richard, non si incazzi, Richard, non ma si loro non lo incazzi. sanno le amicizie che c'hai te. Ma tu che cazzo ne sai, amicizia che sono io, dei carabinieri, dei polizia, no? Sono Barack Obama. Raccontagli la storia da mula, sti froci. Ma no, allora ti racconto la storia del verano, capito? La storia del verano. Allora, stavo al verano l'altro Ragazzi, giorno, no? ragazzi, è appena arrivato un follow da Diabolic, secondo me è per A voi. me non me ne Se... frega un cazzo, No, ma il capito? signor Richard ha detto che la rispetta, quindi Ah, va bene, è allora, per lei. comunque io vi invito a stare un po' calmi con Richard perché sapete che ultimamente non sta molto bene, quindi non fatemelo agitare. Allora, stavo al verano l'altro giorno, no? Sono andato a trovare tutti i miei amici degli anni 70, Sì, capito? ragazzi, lo so che sono voci finte, però mi Oh, sto te stai divertendo zitto perché adesso limitano che cazzo bene. me devo sentire la storia? Sono il canale, se poi te lo passo. È in live, va bene, bene. Passami il canale, Deboric. Allora, in pratica, abbiamo Vai, il Rick, parla. link del canale, capito? Insomma, stavo al verano l'altro giorno e sono andato a trovare tutti i miei Morisse la amici degli mamma. anni 70, chiaramente. Cazzo, sono morti tutti per sostanze improprie, capito? E ce ne fosse uno che è morto per cause naturali, chi de droga, no? Allora, a un certo momento mi avvicino a un uomo e c'era un funerale. C'era un cane Linka, vicino al Linka. funerale. Ma che cazzo vuoi? Fammi venire a raccontare la storia. Richard, Allora. ma poi il pollo se l'è mangiato alla fine. Ma Ma io guarda, se sei star zitto, l'ho guarda che sacrificato al cazzo. demonio il cane. Allora,
tu non te stai zitto. Chiamo Esther e va a venire qua e fa un culo così, è chiaro? No, stai zinne! Schwarzenegger! Che sai? Io chiamo Schwarzenegger! Ma non rispondere così, non lo vedo. Cazzo, prendi la parola di Schwarzenegger, Digli del nuovo singolo che è in produzione, quello. Allora, io sono un singolo in collaborazione con Son Petrucci alla chitarra. Vai. E James Fabri che quando espande è gallinasso, capito? Gallinasso e chiaramente ha sempre questo vibrato melodico, capito? Poi c'è Jax che abbiamo qui in chiamata. Che chiaramente. Ragazzi, godetene anche voi, ragazzi, godetene anche voi. Io. Ma chi sta a parlare? Fammi capire chi sta a parlare? No, non mi interrompere mai più quando parlo, perché io mi incazzo la guerra. Ecco che mo parte Richard Branson. Allora, io le stavo dicendo che sono un progetto con J-Ax. Sono un progetto con Son Petrucci. Abbiamo tipo firmato 10.000 fogli da Portland con la Sony, capito? Ci sono decine e decine di fogli. Se non ci credi, senti. Hanno telefonato da Portland, hanno telefonato da Vancouver. Secondo me li stanno pigliando per il culo. Ma tu che cazzo ne sai? Ma vattene a fanculo. Io faccio i soldi, capito? Tu e i big money faccio io, capito? Tu non mi fai, perché tu sei sicuramente un chitarrista fallito. Richard, com'era la cosa dell'albero del... No, Richard, non è un chitarrista fallito, Richard, è un drogato fallito. Allora, se il volete prendere... Se volete vedere quello che pensi, capito? ma qua mi sa che siamo. No, io li adoro, ragazzi. Cioè, qua mi sa che è successo che tu volevi fare una live, invece siamo finiti in un'altra live. Sì, siete nella mia live, ragazzi. Infatti, Vivi Sector Twitch. Io sto a giocare. Questi qua sono nabbi, non sanno giocare per un cazzo. Intanto faccio un saluto a tutti quelli nella live, sperando che hanno comprato il mio ultimo singolo. Come si chiama il tuo ultimo singolo, J-Ax? Il mio ultimo singolo si chiama Caldo Vassi e parla dell'estate. Io voglio fare una foto con questa cosa. Allora, pratica. Ma chi è sto rumore? Ciccio, ci sei ancora? Ma chi è entrato? Signor Richard, è qualcuno che vuole approfittare della sua buona fede? No, allora, io in pratica volevo fare un appunto sul disco del J-Ax. Bravo, Allora, sono cose completamente nuove. Questi sono gli spasmi del grasso, che c'è. Tanto ciccio, tutto bene. Scusate, raga, sto morendo, io, siete bravissimi, imitate alla perfezione. Ma questo non ha capito che sto veramente aspetta, ma tu questo veramente sta a fare sul serio. Tu stai dicendo male di cazzate, tu non hai capito un cazzo, chiaramente. No, io non capisco mai un cazzo. Io sono Richard Benson, lui è J-Ax, un chitarrista fallito. E poi c'è Ciccio Gamer che sta ancora là per il fatto dei cornetti. Guarda, pensa gli hanno lanciato un cornetto l'anno scorso. Pensa se gli avessero lanciato i Pandori alla cioccolata. Poi sarebbe andato al cesso 10.000 volte, capito? Immagina se gli avessero lanciato un pollo. Appunto, se dovevo essere io là, capito? Se dovevo essere io, chiaramente. Voleva sfruttare la sua stessa fama di... Ma insomma, capito? Allora, io volevo dire una cosa. Il nuovo singolo di J-Ax... Allora, diglielo. Caldo Vassi. Ci sono cose completamente nuove. Esatto. Intanto c'è la collaborazione con Adriano Pollo. Vabbè, ma quella è una cosa che viene dopo, cerca di capire, capito? Cioè, è una cosa che viene dopo. Perché prima... Portatemi all'Umberto Primo, mi sta sentendo male! Non hanno letti adibiti per trasporto tonnellate. Ma te stai sempre insultando, sei proprio un testa di cazzo, sei! Portacci tu, anche tu nonno!
Ma lei si insulta da solo, scusi, eh. Ma poi non sanno che sei dimagrito tipo 80 kg. Cioè. Io sì. Mo, ho palestra, gli fa un buco di culo così, guarda, me li vado a prendere a uno. È dimagrito 80 kg, praticamente una gamba scesa. Vi dico ma solo vedete, che con parte del grasso adesso, che gli hanno tolto si è già fatto sentire. Compongo il numero. Diffamazione del pubblico ufficiale. Aia. Quanto è lungo sto numero dell'avvocato? Ma è una chiamata internazionale. È sicuramente una chiamata pilotata. Stai chiamando a Vancouver. Mi preoccupate, sfottete, mi preoccupate. Banca. Allora. Dovete capire che Ciccio c'ha le dita grosse, quindi fa quello allora, fa un numero. Ascolta, ma tu ti ricordi quando stavo col gruppo dei noti, poi mi sono sciolto? Io mi ricordo tutto di te, stronzo. Richard. Ma tu non hai capito un cazzo, la battuta non l'hai capita. Ah, dovevo dire qualcosa. Stavo col gruppo dei noti, poi mi sono sciolto. Ah, questa volta sono capita. Uè, figa, ragazzi, ma chi mi ha chiamato qui, ne? Chi è? Ma chi cazzo sei te? Ma come ha fatto a entrare questo, Richard? Chi cazzo sei te? È morato questo. Mi consenta, ma sono una persona rispettabile, non posso avere rivelare la mia. In realtà Richard era venuto qua per pubblicizzare i trattori palmizio. Ma chi è entrato? Io ho sentito una voce nuova, ma chi è? Guarda, sono i cari Silvio. Ecco. Ma chi è? È un figlio di Erbogabunga, è il nano, esatto. Allora io ti ho aspettato per anni, per mesi, ti avevo detto di trovarmi una casa nuova e non me l'hai trovata, sei uno schifo. È vero, non hai fatto un cazzo per aiutare Richard. Penso solo agli occhi al Milan. Oh, hai detto che se torni in politica aumenti le pensioni, ma la pensione tua aumenti, no quella degli italiani, di la verità. Ah, ma guarda, caro Ciccio, questa è una cosa saputa e risaputa. Io non posso mettermi a dare soldi ai ciccioni come te che comprano tutto e spendono il big bank. Ma io dovrei ridere a sta stronzata che hai detto, scusa. Ma c'è Berlusconi. Ma quale Berlusconi? È quel frocio de Chilloso che non sa manco imitare il signor Premier. Che c'è un cazzo a imitarlo? Qua credono che noi stiamo imitando i personaggi, cioè. No, ma è vero, io mi faccio capace, guardate come. Ma com'è possibile? Io ho una voce inconfondibile, scusatemi, ma io sono davvero Ciccio Gamer 89. Signori, 15.000 likes immediatamente, createvi 15.000 account e mettetemi mi piace subito ai miei video di Clash Royale. Guarda, sei un ragazzino triste, per favore, vai via. Ma qual ragazzino triste? Ma tu lo sai che io ho giocato a SBK 2018 e ho vinto tutte le gare e le coppe? Senti, Chilloso, come cazzo ti chiami te? Tu sei sicuramente un chitarrista fallito. Tu non capisci un cazzo, chiaramente. Noi, allora, Ciccio Gamer 89, detto anche Francesco, come cazzo ti chiami te? È un mio amico. J-Ax pure un altro amico mio, capito? Mi chiamo Mirko, comunque. Me ne fotte in cazzo, capito, come ti chiami te, capisci? Ragazzi, ma come hai detto che siamo amici? Appunto, che cazzo me ne fotte a me se siamo amici, capito? No, comunque a me non me ne fotte. Ma mi tratti sempre male, però Paolo. Ma scusate, ma è parente di Ciccio Bastardo? Sapete niente voi? Che fai? Ciccio Diga! Bastardo è più magro di Ciccio Gamer. Il Lozzo, te rubo il mai più moscio. Ragazzi, se volete vi faccio un indovinello. Vai, J-Ax, faccelo! E chi indovina verrà citato nel prossimo video di Ciccio Gamer. Va bene, ci sto. Aspetto, chiamo! Ah, Simone! Voglio 15.000 like! Ma parla con sti froci, corri! Chiama Simone! Voglio chiama i 15.000 Simone. Like pure di Ciccio Gamer, okay, però. Ok, va bene, prometto. Bravo ragazzi e bentornati al vostro gioco di quartiere, ma che cazzo state a fare? A questo per esempio non lo conosco, chi è? Ciao, J-Ax! Tutto bene? Tutto bene, mi stavo un attimo giocando un pochino a Rainbow Six Siege. Ah, dai. Ma Simone chi è, raga? Io non lo conosco. Aspetta, sono svenuto un attimo.
Comunque, sì, Richard, chi è che è entrato? Sta live proprio rimarrà. Dove rimarrà sta live? Dimmelo, dove rimarrà? La devo mettere sul piedistallo che è a forma di cesso. Solo per onorarla. Solo per onorarla, va bene, signor Richard. Chi lo indovina, giuro. O di Ciccio Gamer o di Joker. No, ti stai perdendo una live. Vai, faccelo, noi lo indovineranno loro. Ok, non posso mettermi a scaricare mentre gioco. Sì, ma senti una cosa, Joker. Tu oltre a non saper scrivere in Omicron, non sai neanche parlare molto bene, sinceramente. Oh, ma che cazzo ne so io da scuola? A scuola ci sono andato 2 giorni quando c'avevo 5 anni e mezzo. Vabbè, dai, ce ne uno. Faccio l'indovinello che facciamo prima. Oh, io guadagno 4.000 euro al mese per l'inettinetti senza scuola, capito? Ammazza che sei! Mi sembri quasi un frosso, capito? Io potevo fare pure il pasticcere, te lo sai, però mi mangiavo te io e tutto. Oh, signor Richard, vende polli, purtroppo è questa la cosa. Che sai? Non ho capito un cazzo. Vende polli. E non rispondere così che non si capisce un cazzo. Jack, se lo vuoi fare questo cazzo di indovinello? Non me lo permetto, no, fatemi fare questo indovinello. Oh ragazzi, c'è in palio la citazione su... Scusami, adesso io non ti conosco, ma quanti iscritti hai al canale tu? Io sono fresco streamer, sono nuovo, quindi non allora, ne ho tanti. Se indovinate il quesito, come minimo arrivano 1.000-2.000 iscritti con lo sponsorizzatore. Grande. Ciccio, confermi? Aspetta, sto scrivendo un attimo ai donatori che li ringrazio. Dovete sapere che Ciccio quando gli dona qualcuno si assenta un attimo per tirarsi uno spot. Che hai detto? Comunque... mi ero distratto, ripeti un secondo. Dicevo che se indovinano tu li citerai nel prossimo video. È ovvio. Dai, è Ciccio, ovvio la sono... prossima volta ti mando un pacco di sacottini, va bene? Ma io non so, ma tu credi di essere simpatico o cosa? Fammi capire. No, per carità, no. Oh, Piselector, che cazzo te sfotti? Ma no, che no. Comunque, l'indovinello è sempre. Vado, fate fa l'indovinello a J-Ax, dai. Parla. Sentite qua, allora. La notte viaggia tra i muri, ma di giorno non si è sicuri. La droga! No. Aspetta, non ho finito, cioè la droga non ho finito. No, ripetilo, per favore. Di notte viaggio tra i muri, ma di giorno non si è sicuri. Il pomeriggio è un albero. Cos'è? L'ombra. Pomeriggio è un albero. Allora, che sai? È l'ombra, secondo me. Io sono indeciso fra la soluzione... Ma tu non devi indovinare cosa fai, ti autocidi nel tuo video, fammi capire. Ah, scusa. Ma Ciccio Gamer è pure in live, Ciccio Gamer. Cioè, dagli una buona mattata, sono in live, ragazzi. Sono in live, diventerete famosi come me. Comunque vi do un indizio, se volete. Vi do un indizio. Lavavo. 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 Ciccio lavavo. Gamer che si raspa in diretta, attenzione. Ciccio, tutto bene. Io non ho messo di lavavo. Che è successo? Io ho detto che tu hai detto che non devo parlare, scusami. Allora, l'indizio è lavabo, come lavandino. No. Vi ripeto l'indovinello, che magari con l'indizio ho capito. Allora, di notte viaggia tra i muri. Allora, di giorno non viaggiava tra i muri. Di giorno non si è sicuri. Il pomeriggio è un ramo. È un ramo. Dai, che a te mi sembri più intelligente da chat. Vediamo se indovini. Ho sparata grossa stavolta. Stai dicendo mare di cazzate comunque. Guardate che Richard Benson lo sa già la risposta, Richard, dacci un secondo aiutino. Allora io mi ero assentato un attimo, non ho capito un cazzo di quello che avete detto, quindi vuoi ripetere, perché sennò me ne vado, hai capito? Me ne vado. No Richard, però stai calmo, sai che non stai bene, stai un attimo tranquillo. Allora, io però mi sono rotto i coglioni con questo indovinello, cioè l'ho già ripetuto 4 volte. Ciccio, dai, rifallo. Allora, lo faccio l'ultima volta.
Ma io ho detto che io non devo indovinare. Sì, ma tu devi aiutarli, sti ragazzi. Cioè, ah, va bene, sono freschi. Allora, di notte viaggio tra i muri. Chi è che si sta tirando una sega? Scusate, È Killozzo. No, Gizio. Killozzo. Cioè, Blur spacca i joypad sul lavandino. Te li spacchi, ti spacchi il cazzo, però sulla scrivania. Scusami, Non sono io. Vabbè, comunque, di notte viaggio tra i muri, ok? Di notte viaggio tra i muri, di giorno non si è sicuri. In qua ci siete? Se già questo dovrebbe farvi capire qualcosa. Lo vuoi rivedere, per favore? Adesso chiamo l'avvocato di Newtopia perché mi sono rotto i coglioni. Mi fai il numero, Ciccio, per favore? No, senza, non c'è bisogno che lo fai il numero, perché il numero è 06, veramente. Ma è inutile dirlo sempre, sono 06, hai capito? È inutile! Grazie. Sì, però non urli. Un altro indizio potrebbe essere che Killozzo lo indossa quando nessuno lo vede. Oh, sì, vabbè, ma li hai aiutati troppo così, scusa. vabbè. Allora, Killozzo lo indossa quando nessuno lo vede. Il tutù. Ed è leopardato. Il tutù. No. Cioè, sei vicino. Il perizoma. Oh, bravo! Era facile, di notte viaggia tra i muri. E di giorno è un ramo, perché nel campo della moda il tanga viene anche chiamato ramo, perché si infila nel culo, capito? Cioè, dentro. Ah, regà, non fa una piega! Non fa ridere, Ciccio, non fa ridere. Ma fatela via del culo, vai! Long. Ma tra una battuta e l'altra si deve per forza raspare, non ho capito. Ma voi lo sapete che una volta racconta, Ciccio, raccontati quella volta che ti sei seduto sul joypad. Aspetta un secondo. Io voglio capire una cosa. Io voglio capire perché ogni tanto si sentono dei rumori. È Killozzo che sbatte il pisellino piccolino sopra il microfonino. Allora, innanzitutto queste cose te le fai in privato, chiaramente, perché noi siamo su Televita, canale 65, alle 21.45, chiaro. Vabbè che Killozzo, sono le 11:10, però insomma... Siamo qua, quindi per piacere, non fare questi rumori, sennò te giuro, te strozzo, hai capito? Te strozzo. È chiaro? Fagli vedere le tue spalle e le tue braccia, come sono forti. Ma infatti, io te faccio, ti voglio far vedere le mie spalle e le mie braccia, come sono forti. Intanto giocano. Cioè, Killozzo, secondo me, è uno di quelli che mette il dito nella pelle quella che avanza del pisello e poi se l'annusa, capito? No, se fa la vagina col guanto di lattice di gomma. Ma io non le so tutte queste cose, voi che le sapete sicuramente siete più esperti. È certo. La classica risposta di chi le fa ste cose, lo sai te? No. Io... Comunque, state vincendo o state perdendo? Tanto per sapere, così. Stavamo vincendo. Sì. Poi siamo arrivati noi. No, stiamo ancora vincendo. Però devo dire che siete un po' mosci, mi sta quasi venendo voglia di mandarvi a fanculo. Ma siete venuti in un brutto momento, porca miseria. No, più che altro mi state facendo veramente ridere. È morto, non sento più, che ha detto? È andato. Facendo veramente ridere. Ah, ridere, io pensavo che stavamo a fa spazienti. No, figurati. No, ma si sente. Sei un tipo calmo o sei un tipo rissoso? Sono un tipo metà e metà. Guarda che noi abbiamo la guardia del corpo, Chiamiamo a Fabione Z. Chi è? Non lo conosco. Come non conosci meglio, Fabio Z? Meglio che non lo conosci. Tu Dragon Ball lo seguivi? Sì, Dragon Ball sì. Fabio Z è il top guerriero Dragon Ball di tutti i guerrieri Z. Ah, veramente? Non mi risulta. Quante volte è morto? Non è mai morto. Allora è difficile da ricordare, È più forte anche di Jirobai. No, in Dragon Ball i guerrieri si misurano da quante volte muoiono e quante volte risorgono. Digli del gatto, quello che te dai fagioli, è più forte di quello. Sì, è vero.
solo che Fabio Z, a differenza di tutti gli altri, quando mangia i fagioli di Balzar scorreggia. Sappi che stai dicendo mare di cazzate, come al solito. Senti, Richard, tu non l'hai neanche visto. Allora, una domanda, ma come vi siete ritrovati tutti e quattro a parlare? Siamo in una live di Ciccio, lui ci ha invitato. Oh, sto a giocare! Indubbiamente siete ospiti di Ciccio, addirittura. Esatto, loro sono dei VIPs. Sì, perché noi con YouTube non è che ci capiamo molto, no? I video di carica epica finita bene. Alica, dov'è Fedez? No, Fedez sta facendo un massaggio ai piedi alla Ferragni. Ah, ho capito. Ma quando si sposa? Quando si sposa? Ma ci vuole ancora un po'. Anche perché io devo fare il testimone, cioè di Mitter devo fare il testimone. Devi cacciare i soldi. Devo sposare Fedez con un Hobbit. Oh. Devi cacciare i soldi, mi dispiace, Jax. Per forza, comunque devo fargli il regalo. Comunque io Jax lo preferivo quando stava con gli arti. Con gli arti con le 32, anch'io, se devo dire la vita, anch'io. Ragazzi, ma bisogna fare i soldi. Gli articoli non andavano più. Vedi che anche gli le storie tese sono soldi. Cambiano i tempi. Ciccio Gamer non durerà la vita. Quando diventerà magro non sarà più il personaggio. Allora, che se vuoi fare i soldi, fai come me. I tuoi dischi non venderli sui negozi fisici. Anzi, scusa, tu devi dotarli di una membrana speciale, capito? Sono cellula fotoelettrica. E addirittura che non si può inserire, capito? Addirittura. Ma è vero, cioè, ho fatto i meglio soldi così. Sì, ma anche tu non hai capito la battuta, io devo dire addirittura tu devi incazzarti. Ma non è il momento, perché io te lo sto spiegando. Comunque, se proprio vuoi, vattene a fanculo per cortesia. Ma quanto ha pagato Ciccio Gamer? In droga? Gli ha pagato in droga, in cornetti, in cosa... Guarda, io guadagno 10.000 euro al mese. In grasso vi ha pagato, in grasso. Ma state zitto, che te sei un pezzetto e guadagno un cazzo, io sono famoso, sono ricco. Ciccio, scusami un attimo, giustamente tu sei in live e la chat si sta un po' lamentando e dice se ci cagate ogni tanto, cioè... C'è ragione, ma io stavo pensando di tornare a base operativa perché questi qua sono di una mosciaria. Vabbè, allora salutiamo questi ragazzi. Senti, se vuoi dire il tuo canale, ti stanno guardando in 6.000 persone. Così poco. Mi aspettavo di più da Ciccio Gamer. Oh, ma questo non è mai contento di un cazzo, comunque. Io ringrazio io voi per essere passati da me. Addirittura mi onorate della vostra presenza. Guarda. Ma mi sento onorato. Ma di dove sei, Killozzo? Di dove sei? Ma veramente non sono Killozzo. E chi è che parla? Vivi Secret, esatto. Biselletto, di dove sei? Campania. Campania? Sì. Sud Italia? Sud Italia, sì. Ho capito. Sarà il fidanzato di John, J.I. Se volete passare Vivi Sector Cheat, così vedrete anche la mia brutta faccia, ragazzi. Anzi, la mia faccia divertita, perché adesso sono divertito. John Christian Shadow lo conosci. Comunque, ragazzi, siamo talmente forti che nonostante le vostre voci stiamo anche vincendo, quindi... Ma aspetta... Mamma mia, ma sei proprio un grande, guarda, tu ne avrai un radioso futuro! Allora, ti auguro di... Spero mai come il suo, però, signor Ciccio Gamer. Come? Non desideri un futuro come il mio? 10.000 euro al mese, un sacco di fan che mi vogliono bene! Non ma li vorresti anche tu? I fan che mi vogliono bene, sì, 10.000 chi li no, però... Ma tu, tu giudichi le persone in base alla conformazione fisica? Sei un razzista di merda? No, non sono razzista. Eh sì, scusa, tu giudichi le persone dalla stazza. Hai pregiudizi, sei un pregiudicato. È strano che John si sia fidanzato con te, Bisellector. Ah, ma siete fidanzati con John? Ma Killozzo se l'è infilato da qualche orifizio il suo microfono, non lo so. Perché? Perché sento qua ogni tanto questi rumori tutto. Io non vorrei dire, io non ti conosco, quindi non voglio, per carità, pensare male. Però tutta la sera che ti sbatti il cazzo sulla scrivania, adesso ti il microfono in culo. Ma Killozzo e Bisellector stanno insieme, secondo me. Riesco più a sparare. è come quella volta che ti ricordi quella volta? Riesco più a sparare. Non riesce più a sparare, spara a salve. Questo non gli sei arco.
Ma stai zitto che a te secondo me non ti si vede nemmeno. Guarda che io c'ho una minchia che in confronto a quella dei vostri padri. Una proboscide di elefante. Hai capito? Una proboscide di un elefante, chiaramente. Tu non capisci un cazzo perché io sto muovendo. Devo un attimo aspettare, hai capito? Non si sforzi, signor Benson, non si sforzi. A me non me ne frega un cazzo. Sentite, io vorrei dire un'ultima cosa. La mia chat sta dicendo che siete mosci e pallosi, quindi noi ce ne andiamo. Vi ringraziamo per l'ospitalità. Grazie a voi per avermi ospitato. Di niente, beh, ragazzi, di niente. Vi faccio più calore di auguri per il canale. Grazie mille, grazie. Anche ciao a voi. Venite a Killotto di segarsi di meno. Vi auguro di non finire più con Ciccio Gamer a voi. Guarda che Ciccio Gamer ci riempie di soldi, eh. Infatti, a te invece non te do un cazzo, Killotto, sei povero. Ma non è Killotto. Ma ce l'ho con Killotto. Allora sei di perdere. Sempre Biselector. Ma sbaglio o il Biselector? Ma sbaglio, l'immagine che hai è un pisello. A me mi sembra due palle con coso, guarda. Quale immagine, perché scusa? La tua, pisello. Sembra o un naso o un cazzo con... Guarda, cazzo... sei talmente ignorante che non sai che quello è il Mjolnir martello di Thor. Madonna, sei un nerd. Che c'entra essere nerd con Mjolnir? Lo sa, perché lui come martello usa il suo cazzo. Non vi dico dove se lo infila il martello. Questo che... pisello di Thor. Questo che continua a far così. Ma c'ha un microfono. C'ha un microfono di adamantio, io non lo so. Non si spacca a fare dargli botte così col cazzo. Dai, salutiamo. Ciao a tutti. Torniamo alla fase principale. Ma... Ciao ragazzi, buona ciao. Buona serata. Grazie per essere passati. Tanti maledetti tot. Se ne sono andati? Sono morto io, veramente. Ma sono tutti mutati? No, se ne sono andati. No, ma io non sento più. No, Overazzo se ne è uscito perché... Purple che dice live allucinante. Sì, ma no, questa... Sta live... Che poi mi hanno beccato mentre stavo giocando, porca miseria. Se mai l'ho beccato, che ne so, in un intermezzo, mamma mia le risate che mi sarei. Ma che bella. E comunque Pinocino non so perché. Senti, praticamente sono sul tuo server forse, oppure non hai applicato la modifica. Che poverina non si sentiva considerata. No, Luna, perché non ti... ma stiamo trollando, dobbiamo rimanere concentrati, eh? Sta cosa, guarda, non è facile fare in diretta ste stronzate, te lo garantisco. Io sono stato anche fortunato, voglio aggiungere. Ho trovato due colleghi. Due colleghi imbattibili, gli Yanzel e Quadcor sono imbattibili. Veramente riescono a reggere. Uno sotto sedia. Fa piacere sta. Uno sotto sedia. Uno sotto sedia. Questi rumori, hai capito? Vattene a fanculo per cortesia. Avete detto della nostra live alla fine. Ma c'è qualcuno in Discord? C'è qualcuno che continuava a sbattere il cazzo sul microfono, non l'ho capito mille. Un cestino di frutta. Se non si era incastrato. Un cestino di frutta. Si era incastrato a un certo punto. Ma il cestino di frutta chi l'è? Ma io lo conosco, forse. Cioè, nel senso, l'ho visto. Go. Allora, aspettate un secondo. Comunque, però, su sti qua erano troppo bravi. Troppo piatti, tranquilli. Casomai. Sì, no, perché stavano facendo altro. Ci vuole qualcuno più che altro. Sì, ma più che altro dopo 20 minuti bisogna staccare perché poi diventa moscio, però intanto il fattore sta salendo, Sì, allora aspettate, mi date un secondo di silenzio, no. Per ringraziare Piazza Production che ha donato 10 euro, donate a Prosto che non è mica il solito grullo di YouTube, amate Prosto, grazie Piazza Production, e poi Momo che dona un euro e scrive... Gay. Ecco qua. Questa è la tua ricompensa per aver donato, grazie. Un brutto di Yeaz. Io me lo salvo e cambio il suono della donazione. Raga, se ne sono andati comunque, se volete potete ritornare. Si becca un brutto. E chi super 50 euro scorreggio. No. Allora abbiamo... Dai, che cazzo serve? Un altro cestino di frutta. Ma scusa, ma cestino di frutta, ma ti sei incastrato il pennello, non ho capito. Prima che sia pronto, ballalo, basta. Ma chi l'è? Ma chi è cestino? No, dai, prova. Aspetta, ma chi è? Blocca.
Blocca. Sì, dai, che casino. Io non lo ora sento. Ora ci ritroviamo 0 euro nella carta. E beato te. Io vorrei sapere più che altro questi qua come cazzo mi hanno trovato, madonna. Come mi hanno trovato questi, raga? No, ma è cicciato fuori dal nulla. Oddio, c'è Piselecto in chat. Guarda short. C'è Piselecto. Quello del server di prima, non so come cazzo ha fatto a trovarci. Qualcuno ci ha sgamato. Poi ci sgamano. Piselecto, va bene, ti mando un bacio forte, sei stato bravo, dai. Ma se stanno allo scherzo, alla fine glielo possiamo dire della live. Il punto è che non saprai mai se stanno allo scherzo. Allora aspetta che io nascondo un attimo la finestra perché prendo un altro server. Sì, ma io sento sempre sta martellata in testa. Ma chi cazzo l'ho bloccato? Sì, ma le info. Scusa, oh, aspetta che mi guarda, sa che mutalo. Mi mutalo. Madonna. Ok, fatto anch'io così. Oh, ce la fai a metterlo. Mi dispiace, cestino di frutta, però capisci, dopo un po' diventa fastidioso. No, adesso a me esce un altro nome, esce Masturbatore Selvaggio. Cioè... Sì, vabbè, non mi va di chiamarlo Masturbatore Selvaggio, ma capisci. Vabbè. Oh! Allora, aspettate che io... Spero tu capisca. Allora, Vladio qui, come si chiama? Chi? A mezzanotte arriva Vladio. Giusto? Ok. Vladio. D'accordo. Allora, io voglio ricordare Vladio, no? Ai nostri spettatori. Alle... Il giovedì, alle 21... Che fa, Vladio? Che arranca? Boh. È doppia K, è il doppia K. Bravo. Un bravo player, oh. Bravo. Madonna, io sto giocando a cazzi e stiamo a vincere. Madonna, io sto ridendo tantissimo con quelli di prima. Madonna. Bravo là di me. Che non so facendo. Cioè, mi interessa proprio di quel. Cioè, gioco giusto per divertirmi a sto gioco. Ma tu stavi qui prima? Cioè, sentivi quella la live, sì? No, ho mutato a tutti perché a me dà fastidio il bordello. Ma tu non hai idea, voglio. Ma quelli mi hanno fatto schiattare dalle risate. Dovresti andare in via a aiutare, però rimani qua che uno ti però sulla tastiera che scrive male. Così io volevo un attimo tornare. Ciao, torno subito. C'è un piccolo problema. L'unico ecco. Server. Vai in B, vai in B. Un canale con vai da Monster. Non da... Se non vai da Monster, gira. Monster. Ma hai guardato Babu? Babu, ma chi me lo linka questo Babu? Perché Pef me l'ha più linkato. Ma voi come cazzo mi hanno trovato questo? Boh. Vuoi droppare un nunca? Grazie. Comunque ragazzi, vabbè, finiamo la live e poi finiamo la partita e poi vi dico, vi spiego un attimo. Ma to che live, io questa me la devo ritagliare, è una cosa assurda. E poi non ho capito, questo vogliono trollare, ma a me m'hanno fatto sentire quasi onorato. Long 3. Lo so. Uno che vieni in ago me, raga, se non mi arrendo tutti. Ce l'hai a destra, Verazzi. Non posso. Mi scoccio pure di giocare a livello serio. Andiamo le sinabili di merda. Mamma mia, che c'è. Cioè, questi hanno perso mentre io ridevo. Sparava a cazzo. Ma... Yeah, no, ammazzate quello con l'auto. Nub, dai, vi prego. Dai, chiudiamo sta cosa. Che devo dire due cose in live. Non picca. Fa l'auto, il pezzo di merda. Picca loro. Bravo. Mamma, ma questo qui sa giocare. Meno male, uno che sa giocare. Capisco che il FAMAS sia una buona arma, ma non vale la pena morire per il FAMAS. Guarda, io sto giocando veramente a cazzo perché nella mia live sono venuti dei tipi di un altro canale che facevano le imitazioni di J-Ax, di Ciccio Gamer, di Richard Benson e niente.
mi hanno fatto morire dal ridere, quindi sto giocando male apposta, cioè non... Li ho ammazzati, li sono scarsi quelli. Mamma mia, che scarsi contro. Mamma mia, quanto sono scarsi contro. Water, meglio, water. Meglio così, guarda. Picca, picca, blu, picca. Mamma, quanto sono scarsi sti rank. Ma dai, meno un tasto a due che dio cane. Mamma, quanto sono ottimo, scarsi. Ottimo. Allora ragazzi, praticamente quello che è successo adesso è che sono venuti delle persone, vi ho messo il link in chat, di un canale YouTube che fanno live praticamente da come ho capito, fanno queste live dove mi imitano personaggi famosi di internet e non, e a quanto pare, non so come abbiano trovato me, questo non ve lo so dire, la cosa mi ha quasi lusingato, loro pensavano di farmi arrabbiare, perché loro intendo è di trollare le persone e quindi farle arrabbiare, ma io non ho avuto nulla di cui arrabbiarmi, anzi mi hanno fatto fare grasse risate, perché veramente porca puttana li imitavano benissimo, non so se li avete riconosciuti tutti, uno era J-Ax, c'era Richard Benson, Ciccio Gamer, vabbè, forse non lo conoscete, però vi assicuro che anche quello lo imitava veramente bene, Ciccio Gamer. Purple scrive, vivi, faremo più live assieme. ti ringrazio Purple, ti ho passato questa community apposta, io ho anche un server mio di Discord privato. Belle partite, sì, anche se questa diciamo è andata in vacca, l'abbiamo vinta. Fabio, Veraz, perché te ne sei andato? Veraz, si è appena connesso. Raga, aspettate un attimo, io lo devo dire per questo. Aspettate raga, aspettate, please. Aspettate un attimo. Allora, Switch 2K ha detto che lo dobbiamo aggiungere. No, se volete, mi aggiungete quando volete, che ne so, fare una competitiva. Ah, stai qua in Discord? Sì. Ma te ne sei andato o hai sentito anche tu la live? No, ho sentito, però erano uguali, sì. No, io stavo morendo, io mi hanno fatto fare risate. Se mi volete aggiungere, quello è il mio account primario, però non vengo con quello. E poi dicevano, dicevano pure eravamo mosci, ma io ridevo solo, cioè che cazzo gli devo dire? Vabbè, raga, io vado, buonanotte. Buonanotte, raga, buonanotte, grazie ancora per le partite, alla prossima. Sì, ciao. Aspetta, raga, che vado a spammare, visto che loro... Però non so quanto convenga spammare un canale da questa gente. Non so se sia conveniente spammare il canale. Che poi le hanno fatte andare via, c'era cioè la Disney, cosa, se ne sono andati tutti. Vabbè. È andato via anche l'ultimo follower. Diabolic. Diabolic, ci sei? Diabolic c'è ancora, raga? No, vabbè. Questa live è andata un po' così, raga. Prendetela bonariamente, perché alla fine mi hanno fatto. Cioè, è stata divertente, mi è piaciuta come cosa. È strano che magari persone così famose, non lo so se quanta gente hanno, 65 spettatori, vabbè, non sono neanche tanto famosi questi qua, abbiano trovato giusto me, quindi sono quasi lusingata della cosa. Il link da loro ve l'ho messo nella chat per farvi capire chi fossero, si chiamano Presto Bene a Casa. Un attimo che gli sto scrivendo.
Cristo Cristo. Ecco, fatemeli smutare un attimo, allora, sentiamo un attimo che dici. Che dicono questi? Dov'è? Quadcore non c'è più? Eh no, torna dopo. Vabbè, invio a Simple allora. Intanto mi asciugo i capelli. Vai, vai. È tornato, Richard è tornato. Ciao Babbo, sono in diretta, non dire niente. Allora, aspetta che... Ciao te Babbo di prosto, aspetta, lo stimiamo. Invio anche a Quadcore. Aspetta. Il mio babbo è fan di Benson, hai capito? C'è Quad in chat. Allora, Prugna, tu invia anche c'è Richard Benson. Aspetta. Madonna, quanti devo inviarlo? Intanto. Quanti sia? Tutti devo inviarlo. A chi l'ho inviato? Mi sono già dimenticato. Mandalo anche a me. Ma che cazzo è? Che è sta roba? Scusate, sono tormentato. Aspetta. Ah, ok. Aspetta. Chi manda? Allora, devi inviarlo. A me. A Richard. Ma sì, ma tu l'hai inviato. Ok, ok. Vabbè, ragazzi, direi che... vediamo se... Masturbatore selvaggio. A Masturbatore selvaggio glielo inviamo, magari per fare il corretto, però non deve fare casino. No, non glielo inviamo a lui, perché lui fa rompe cazzo. Dai, povero. Eh no, se rompe... Vediamo che stanno dicendo. Ragazzi, allora io chiudo questa live perché è andata un po' così, bonariamente. Vi invito a joinare la community di CSGO Italia, di lasciare un follow al mio canale se vi fa piacere giocare con me anche altri giochi tipo PUBG, poi man mano ce ne saranno sempre altri, si giocherà comunque insieme. Grazie per avermi seguito questa sera, io non ci ho capito più un cazzo a un certo punto dalle risate. Madonna mia, il cazzo di live, io non lo so, cioè, non so come definirla questa live, non so che dire, è andata così, vabbè. Se volete lasciare una donazione a vostra libera scelta, la subscribe con Amazon Prime, vi ricordo, è gratuita, potete farlo ogni mese, avete la mia fantastica faccia come emoticon. Niente ragazzi, dai, buonanotte, vi lascio liberi, grazie. Ah, attenzione, avevo dimenticato una cosa, attenzione. Io sono Vivisector Twitch, seguite i link che troverete sotto in descrizione e alla prossima.